Ed eccoci qui, bentornati a Il Candidato in diretta sulla televisione web. Sono le 20:09, così vedete che proprio siamo in diretta. In realtà no, perché poi c'è lo streaming, c'è il ritardo e tutto, direte ecco avete registrato. No, siamo in diretta, è solo il ritardo dello streaming. Qui in diretta sulla televisione web. Cos'è la televisione web? Vabbè, lo vedete sopra in alto c'è scritto, andate a cliccare, vedete, cercateci, poi ve lo racconto magari meglio nell'arco della giornata, perché qui se vado lento i miei ospiti si arrabbiano perché c'è chi arriva e chi deve andare via. E allora invito ad entrare, che è tanto che ci aspetta, e aveva detto che era questore, giustamente è giusto farlo entrare adesso. Abbiati Gabriele Luigi della Lega Nord, prego, candidato. Comune, piacere. I suoi 30 secondi di Ai miei 30 presentazione. secondi, qua, perfetto. Gabriele Abbiati, 29 anni, nato e cresciuto a Milano nei quartieri a nord della città. La mia candidatura nasce semplicemente dal fatto che ho visto la città peggiorare tantissimo in degrado, appunto in piccole problematiche. Quello che ho fatto in 5 anni da consigliere di zona è da vedere sul sito. Sono piccoli, piccoli interventi, ma che hanno portato un po' più di bellezza alla città. Ecco. Grazie mille, prego. Allora Prego, sì, può grazie. prendere. Mi spiace, non abbiamo il microfono verde, abbiamo quello blu, ma è intinta col maglione. Va benissimo. Stavamo parlando prima di sanità, di welfare, insomma, cose un po' troppo, forse anche più grosse di quanto fosse un consigliere comunale, però in realtà faccia. Siete però, parlo nella fattispecie a voi due, nuovi candidati consiglieri. Lei è un uscente di zona. Io sono un uscente Ah, di giusto. zona 9, dove sono stato capogruppo per un paio d'anni della gruppo Lega, poi dopo ho lasciato a un collega e ho deciso appunto di provare l'esperienza Ok. comunale. Quindi diciamo da un veterano della politica con un mandato alle spalle in consiglio di zona a una novizia, si può dire, no, non so come si dica, novizia si dice in Novita, questo caso, la novità neofita, una del novità, panorama una new entry, politico milanese. esatto. Chi glielo fa fare? Dunque, chi me lo fa fare? In primis mia figlia, perché insomma ultimamente la sicurezza a Milano è venuta scemando. Io nel personale voglio raccontare una cosa velocissima. Ho comprato 2 anni fa una casa a Milano e l'ho dovuta cambiare perché sotto casa mia hanno aperto un etnico completamente senza controlli. Ogni sera era la mercé di risse. Senza usare il luogo comune dell'extracomunitario o meno, cioè era una rivendita di alcolici, quindi assenza di forze dell'ordine o comunque le povere forze dell'ordine che intervenivano non avevano assolutamente alcun tipo di potere. Quindi scendo a Milano intanto per gridare che c'è bisogno di sicurezza. Le strade sono abbandonate, una donna la sera non può scendere in una metropolitana da sola senza avere paura purtroppo di aggressioni, anche addirittura sui mezzi stessi, quindi non è solo sulla banchina, anche sui mezzi. Quante denunce ci sono di atti osceni? Non abbiamo più sicurezza, gente che stia, insomma, a preservare il cittadino, cittadino che invece viene continuamente subissato di tasse. Per contro non ha servizi. Ho Ecco, questo è capito, un po'. ho Questa è capito. il primo dei motivi, Allora, insomma. come vi dicevo, dentro o fuori l'altro, Favulli mi faceva cenno che deve salutarci, ma noi siamo stati ben contenti di averla qui. La ringrazio di essere stata qui con noi. Ringrazio Un io voi. flash così per salutare i nostri spettatori, cosa gli diciamo? Io credo che la cosa più naturale è quella di fare in modo che questa Milano possa veramente rinascere, rinascere dalle comunità e dalle persone che, come noi, si mettono in campo rispetto a non una vecchia politica fatta di autoreferenzialismo, ma di impegno di persone come noi, persone comuni, che hanno deciso di dare il loro contributo affinché Milano possa realmente tornare una bella città. Quindi Perfetto, votateci, va bene, votatemi. Favulli. Rosanna Favulli, lista civica Parisi. La Grazie ringrazio mille a voi. tanto, allora la ringrazio, prego, può, le chiedo se, Certo, il grazie mille, le microfono, chiedo se il anche se è giallo microfono, come la lista, lo vabbè, se mollo. vuole gli lascio il Dove copri-microfono. E Arrivederci. come diceva, grazie mille, prego, e come diceva, appunto, dentro uno fuori l'altro, siamo passati nel giro di mezz'ora da fare Tele Stalingrado, dovevamo solo
candidati del sinistra, anzi, e centro-sinistra, ad avere invece solo candidati di destra. Siamo benvenuti a Telesegrate, mi verrebbe da dire, no scherzo. Abbiamo adesso qui con noi Solito, avrei sbagliato, Donato, candidato al municipio 5, giusto? Per Fratelli d'Italia, 30 secondi per la sua presentazione. Mi chiamo Donato Solito, sono candidato al municipio 5 e ho deciso di candidarmi, di mettermi in gioco perché ho visto la zona che è andata in un degrado assoluto. Prima di tutto non c'è più sicurezza, stiamo andando anche in giro, svoltando magari con mia figlia, vedo gente che urina vicino ai muri o che fa anche altro, perciò bisogna dare un po' di contegno alla zona. Non solo la zona, ma anche all'insieme della città. Adesso infatti capiremo meglio con lei la questione. Allora, appunto, candidati di zona, candidati di municipio, anzi come si chiamano adesso, o candidati comunali. Qual è, secondo lei, Abbiati, o meglio, qual è Abbiati il suo cavallo di battaglia che porterà in consiglio comunale? Io no, non è che abbia poi cavalli di battaglia, l'ho detto, il mio cavallo di battaglia è non fare alcun tipo di promessa, perché è una cosa sciocca in campagna elettorale fare delle promesse, soprattutto di progetti faraonici oppure di cose che assolutamente il comune non può permettersi di fare, ma posso garantire il massimo dell'impegno. Chi mi ha seguito in questi 5 anni da consigliere di zona ha visto che facevo anche le 3 del mattino senza alcun tipo di problema per seguire le dinamiche della città, ed è quello che voglio fare in più ampio spettro, appunto su tutta la città di Milano. Piacerebbe fare, non è che voglio, cioè, sta agli elettori decidere se potrò farlo. Non, sta a lei convincerli. Sì, io convincerli, ma... faccio parlare il mio slogan è la concretezza del fare, che è quello che ho fatto. Allora, mi dica una cosa concreta, qualcosa proprio di tangibile, adesso lo dico di costruirmi una panchina, ma nel senso qualcosa proprio di... Tangibile, abbiamo fatto chiudere il parco di Via Trevi, un parchetto piccolino sicuramente, ma che ha creato problemi, 300 persone che tutte le notti invadevano questo parco con maxi schermi, musica a tutto volume e quant'altro, abbiamo fatto recintare, adesso i cittadini finalmente riescono a dormire, oppure mi viene da pensare a una via, una piccola via, è vero, ma che aveva un problema ventennale di asfaltatura e non c'era la fognatura presente, è stato fatto fare questo. Insomma, queste piccoli passaggi, ce ne sono una marea, degli attraversamenti pedonali in via di alto scorrimento pericolosissimi. So che sembrano piccole cose davanti alla grandezza della città di Milano, ma credo che si debba partire da quello. Fatta anche di piccole vie la città di Milano, tante piccole vie che creano la grande città di Milano, credo. Milano quindi ha bisogno assolutamente di essere tenuta sotto controllo, che è quello che in questi 5 anni non ho proprio visto, ed è quello che invece ho provato a fare io dalla zona, e vorrei provare a farlo per tutta la città. Ok, grazie mille. Da Dora, lei... Un suo, diciamo, un po' il suo cavallo di battaglia, un po' la sua idea più... L'idea che lei ha, dice, se io vado in consiglio, porto questo. Ma io ne ho tantissime, allora, partiamo da... Siamo qui fino a mezzanotte. Partiamo dal mattino, mezzi pubblici. Allora, aumenti spropositati del biglietto. Un biglietto 5 anni fa costava 1 euro, oggi costa 1,50 euro. Una famiglia... Forse aumenterà anche, sappiamo. E forse infatti c'è questo rischio. Allora, il servizio è purtroppo sempre lo stesso, sempre scadente. E non faccio neanche un addebito all'ATM. Comunque la viabilità di Milano è stata messa in ginocchio. Ci sono zone, per esempio mi viene in mente 24 maggio, bellissima esteticamente, encomiabile. Come abbiamo detto, tanti bei giardini fatti. Expo ha dato un bel lustro a Milano. Ma i cittadini devono anche vivere la città. La sera devono poter tornare a casa... E prendere un mezzo per il quale pagano un biglietto che ha un costo sostenuto, in questo momento un abbonamento, e poterne fruire. Una famiglia con 2 bambini che la domenica decide di andare a fare un giro in centro, facciamo un conto, sono 12 euro, cioè il costo è eccessivo. Bisogna rivedere intanto appunto questi aumenti e poi capire questi aumenti che cosa devono produrre. Dovrebbero produrre nel miglioramento del servizio, dovrebbero forse consentire anche degli aumenti di stipendio a chi lavora per l'ATM, invece io sento che sono sempre gli stipendi sono sempre bassi rispetto alle turnistiche che vengono fatte fare, quindi c'è qualcosa che non torna. Allora io quello che vorrei è un controllo in ogni settore. Mi viene in mente un altro settore, così spaziando,
Le case popolari. Allora, non voglio neanche entrare nel merito adesso dell'occupazione extracomunitaria milanese italiano. Vorrei capire chi occupa le case popolari. Ha veramente tutti i titoli per occuparle? Io vedo macchine parcheggiate di un certo pregio. C'è qualcosa che non va? Dice occuparle nel senso di non occuparle abusivamente? Che le abita in questo momento. Okay, okay. Ecco, io vedo, ho visto facendo delle passeggiate. Cioè, quindi non è vuol dire famoso, ecco c'è la Mercedes posposata sotto casa? Cioè, non so, chiedo a lei, così, nel senso, così, per noi è una buona leggenda, cioè, un po' una cosa, sono vent'anni che la sento dire. Ascolti, se lei fa dei giri nelle zone popolari, è vero che ci sono tante persone che hanno bisogno. Ma io le assicuro, per conoscenza diretta, che ci sono anche persone che titolo di stare in quelle case non ne avrebbero. E allora, prima di tutto, come dice il partito, a questo punto spendo anch'io una parola politica, prima gli italiani. Dopodiché, sicuramente ce ne sarà d'avanzo anche per chi viene nel nostro paese in una maniera corretta, e anche qui un altro aggancio. Le moschee in Italia o a Milano, Moschee con un leghista e un altro del suo partito, io vado fuori, mi devo sedere a fare io contro il fare, come io facciamo? Sono abbastanza, cioè io le ma le chiedo un attimo, la moschea sì. La tiriamo un attimo lì perché ho visto le quinte, qualcuno che può arrivare almeno a fare un po', spero, il contraltare di questa situazione. Ma prima volevo chiedere a Solito, l'ho vista saltare un po' sulla sede quando parlava appunto di case popolari, l'ho vista proprio si è illuminato sulle case popolari. Come mai? Sulle case popolari ci dovrebbero essere molto più controlli per chi ci abita all'interno, perché tanti appartamenti vengono assegnati a Pico Pallo, e poi questo Pico Pallo gliela in affitto a studenti, ci sono 4-5 figli dentro e magari hanno una casa, una o più case ancora in affitto. Perciò lì bisognerebbe tutelare e vedere. Sì, controllo, voi dite controllo. Controllo. Ok. Allora, l'abbiamo detto appunto, dentro uno, dentro l'altro, devo cercare di bilanciare un po' la situazione, quindi mi viene in aiuto il candidato al municipio 7 di Milano, Lorenzo Zacchetti per il PD. Buonasera Zacchetti, buonasera anche a lei, i suoi 30 secondi di presentazione. Sono Lorenzo Zacchetti, sono candidato per il PD, sono il capolista nel municipio 7, sono un consigliere uscente, sono stato in questi 5 anni presidente della commissione sport, benessere e verde, ho avuto molte deleghe tra cui quelle per gli animali e quella per il CAM, abbiamo fatto molte cose di cui essere fieri, una di queste è l'inaugurazione del parco avvenuta proprio questa sera, vengo direttamente da lì, dove un tempo c'era il Palasport crollato nell'85, 31 anni di degrado, da oggi c'è un parco ed è una delle cose delle quali vado più fiero in questo mandato. Sono molte di più però le cose che vorrei fare in futuro qualora venissi rieletto nel municipio 7. Perfetto, grazie. Le chiedo allora di sedersi sull'ultima poltrona, a questo punto dovremmo poi cominciare anche a giocarci un po' con i microfoni perché i nostri potenti mezzi ne abbiamo 3, mi spiace, non pensavamo sinceramente, lo confesso, non pensavamo di avere un così alto grado di consiglieri che accettassero il nostro invito, ma sono ben contento. La parola Zacchetti, subito a lei perché... Insomma, qui sembra che, allora, Milano è una città non molto vivibile, oppure invivibile, come la definiamo, Dodona? Ma in questo momento poco vivibile. Poco vivibile, ok, no, va, poco vivibile. Non sicuro, anzi, non poco vivibile, non insicura, quindi. Sì. Poco vivibile, insicura, e dove, insomma, le regole sono un po' così, perché c'è gente che c'ha le case popolari e non dovrebbe avercene. E in più, no, le moschee le teniamo per dopo, prego. Parlo volentieri anche di quelle, ma sono chiaramente discussioni tipiche da campagna elettorale. Chiunque abbia vissuto Milano in questi anni, io purtroppo qualche anno più di loro, perché me la ricordo prima, me la ricordo adesso, ma credo che sia un dato comune che Milano in questi 5 anni è molto cresciuta, non solo tramite Expo, che comunque è stato un fiore all'occhiello per la città, ha rilanciato, ha dato una dimensione, una vocazione internazionale, non solo attraverso la Darsena, è proprio una città che si è risvegliata da anni di torpore. Ho sentito parlare adesso entrando di case popolari, peraltro non solo questa sera, è un tema che ritorna molto spesso, ricordo ai miei giovani colleghi che la responsabilità totale della malgestione del patrimonio dell'edilizia pubblica è interamente in capo ad Aler e quindi alla regione Lombardia. Vabbè. Abbiati non è d'accordo. Ce ne faremo una ragione, ma ci sono dei dati di fatto, poi non si può discutere. Insomma, Aler, siccome
tutti sappiamo qual è la governance di Haller, ha fatto disastri col patrimonio pubblico, da un po' di tempo c'è MM che è subentrata, bisogna fare molto di più, non sto dicendo che MM è risolto, ha messo mano a una situazione che era disperata, c'erano scatoloni di dati anonimi, non si sa chi c'è in queste case, ci sono persone che sono dentro le case in maniera abusiva, certo che sì, sono 20 anni e questa cosa veniva tollerata e bisogna metterci mano, certo che sì, abbiamo cominciato a farlo, continueremo, il ministro dell'interno erano di più. Okay. È il costo, lei faccia un conto di cosa costa la struttura, il personale addetto, è il costo sul quale, io vi dico poi transitoriamente, per un certo periodo ho fatto anche l'assessore in un comune vicino a Milano, avevo anche la delega alla Casa Popolare. E le sto dicendo che lei sta mescolando delle cose diverse, perché il ROM non prende 35 euro, le graduatorie vengono fatte su dei criteri che sono di leggi nazionali e leggi regionali. Lei sa bene che la regione non la governa la sinistra, ancora per poco, ma quindi per il momento le leggi su cui ci basiamo le ha fatte il centrodestra. E non sono peraltro su questa cosa nemmeno sbagliatissimi, su questo le vengo incontro, però tutto quello che viene fatto che a voi non piace è fatto sulla base di vostre leggi. Dopodiché è troppo facile venire qua a dire ah sì, prima gli italiani, perché qui state creando una guerra tra poveri che non può stare in piedi, non può stare in piedi, perché io ho un parente disabile, prende l'assegno d'accompagnamento, con quello vive, sono molti di più dei soldi che dice lei, perché dipende dal grado di disabilità, ci sono delle leggi, ci sono delle commissioni, valuta l'ASL, e anche lì non mi sembra che sia esattamente un ente le cui malefatte siano ascrivibili alla sinistra eventualmente. Detto questo, in Lombardia e in Italia credo che possiamo vantarci di questo sistema. Va migliorato? Va sicuramente migliorato, però non continuate a raccontare questa cosa dei 35 euro. Uno, perché è una balla che ormai hanno capito tutti. Due, perché con Maroni c'erano più soldi. Tre, perché non risolverete mai il problema creando la guerra che state creando tra poveri. Via Palmieri, io ovviamente ero ironico prima, che dicevo che la gente è molto contenta, non è contento per nessuno, io sono stato col presidente Uliano di zona 5 a vedere le case popolari, sono un disastro. Sono assolutamente un disastro, come disastroso anche le sedi di alcuni gruppi neofascisti esattamente in quella via, che andrebbero cacciati. Quelli che fanno disastri brattano le pareti. Chi fa disastri, deve rispondere. No, scusi. Non mi metta parole in bocca e non faccio accuse. Io sto dicendo che chi fa disastri. Basta guardare la zona e si vede. Lei si prende la responsabilità di quello che dice. Quello che imbrattate. Va bene. Io sto dicendo semplicemente che chi fa disastri, chi commette reati, ne deve rispondere anche penalmente. Se lei invece è d'accordo sulla presenza dei gruppi neofascisti, si assume lei la responsabilità. Io no, perché c'è una legge, te l'ho detto due volte e te lo dico anche la terza, non è giusto, chi fa queste cose va sanzionato. La presenza di gruppi che inneggiano al neofascismo, siccome in Italia c'è una legge, che è la Mancino-Scelba, non deve essere tollerata, cosa che credo forse tollerate, non vorrei ci fosse ancora interesse elettorale. Cosa dobbiamo tollerare? Come? Cosa bisogna tollerare? Niente, quello che è legale va tollerato. Non capisco la sua domanda. Cos'è legale? Si studi la legge, a me lo chiede. Microfono, solito microfono, sennò a casa non sentono. Cioè, non scendiamo a questo livello, dai. Sennò a casa però non vorrei appunto scendere nella polemica così sterile su chi imbratte i burri oppure altre cose. Invece diamo il benvenuto in studio appunto a Minguzzi, anche lei Fratelli d'Italia, sentivo che borbottava dietro, non entriamo in questa polemica, allora non la faccio entrare, va bene? Grazie, molto cortese, mi sembra una cosa corretta, è stato un momento difficile della storia italiana e non mi sembra il caso di entrarci. Va bene, non la faccio entrare. Se sei d'accordo, almeno. Va bene. Non, andiamo a discutere su una situazione che comunque ha creato un malessere a una famiglia molto grave, e non mi sembra il caso. Ok, va bene, questa è la sua. Non ho capito di cosa si sta parlando, sinceramente. No, ne parleremo poi quando stiamo fuori, gliene accenno, ma non microfono, mi... Ah sì, ma non mi sembra il caso di parlare in una situazione. Però davanti alla bocca. Morto, in una situazione. Okay. No, ma non credo stesse parlando di situazioni specifiche. No. Okay. Credo non stesse parlando di situazioni specifiche. Allora, sto parlando di quello che era, se c'era o non c'era. Sto dicendo che so che in zona 5 sedi. Ci sono delle sedi di pubbliche, di istituti quello... pubblici occupati da gruppi neofascisti. Io ho detto questo, poi non so cosa. No, ma io non ero neanche entrato in questo merito. Ci sono. A volte un po' questa. C'è Leoncavallo da una parte, ci sono gruppi neofascisti dall'altra, i gruppi comunisti da Leoncavallo. Dunque, non trovo questa difficoltà di poter avere un
interregionalità, di vedute politiche differenti. È per questo che siamo diversi, perché per me non è la stessa roba. Per me non è la stessa roba, perché c'è una legge che dice che l'apologia del fascismo è reato. Come dire, mi dica chi è il partigiano o il terrorista, uno ha vinto l'altro ha perso. No, guardi, però non è, cioè, la sua opinione io la rispetto al massimo, però non è nella mia opinione e nella sua, è la legge italiana. Lei si deve adeguare, tant'è che aspira a una carica pubblica, lei si deve adeguare. Certo, ma io come tale... Se non le piace, si batta per cambiarla, ma finché ce la deve rispettare. Quando sarà il momento, non si preoccupi, non vorrò chiedere consiglio a lei. Anche perché il mio consiglio sarebbe quello di non candidarsi. La domanda però, allora, nella politica ci entriamo, perché la domanda viene spontanea. Io stavo seguendo attentamente il discorso delle case popolari, quant'altro. E ci sono dei dati di fatto che sono dei numeri importanti, cioè 21 milioni di euro di insoluti, 245 provvedimenti nei confronti delle persone, questo, che non sono ancora stati attuati, che sono stati dai fornitori verso le ALE, perché questi numeri sono dettati da mancanza di piegioni non pagate. Questa qua è una situazione che va sanata, che va contrattata, va capito per quale motivo questa situazione continua con un progresso così costante. È una situazione, appunto, ecco Ali, l'ha appena detto lei, in continuo progresso costante, cioè certo. Non sono stati 5 anni di governo Pisapia, forse mi dire, non sono neanche 5 anni di governo Moratti. È una voragine costante. E perché nessuno riesce a fermare questa voragine? Perché nessuno trova il tappo giusto per la vasca, mi viene da dire? Perché nessuno lo trova? C'è stato provato più volte, se non sbaglio. Noi abbiamo cercato più volte di fermare questa voragine. Qualcuno è stato anche accusato malamente di aver cercato di mettere un tappo e si è trovato con la magistratura che l'ha completamente aggredito. Dunque, dall'altra parte però vediamo anche che cosa sta succedendo. Aller oggi ha un bando di gara dove chiederà 600 telecamere sul territorio finanziato dalla Regione Lombardia per cercare di governare e controllare le situazioni di malessere e malgestione che alle esistono. Alle 6:30 quando abbiamo iniziato la diretta avevo qui Bastoni, anche lui parlava di telecamere e gli ho chiesto, capito, ma le telecamere sono veramente importanti, cioè, mi servono solo per avere un bel video del fatto ormai avvenuto? Mi risponda lei, secondo lei quando viene fatta un'infrazione o quant'altro e ne paga una multa, secondo lei chi cosa l'ha ripresa? Okay. No, infatti io voglio capire questo, che livelli di infrazioni o sicurezza stiamo parlando, nel senso che di fronte ad esempio a fatti più gravi, a uno stupro o a una violenza, sì, posso magari riuscire poi a capire chi l'ha fatta, ma forse il problema sarebbe evitare che certe violenze vengano fatte. Perfetto, e secondo lei poter evitare certe violenze che cosa bisogna mettere in campo? Lo so, questo dovete saperlo voi, che vi candidate al consiglio comunale. Io ho la mia idea, ma non è importante adesso la mia... Chiederebbe le camionette, torrebbe i vigili, torrebbe la polizia, che giustamente, come ha detto il collega di sinistra, ha detto l'esercito, che l'esercito non può sicuramente intervenire e fare un fermo. Benissimo. Comunque era un deterrente. E per quale motivo noi davanti alle moschee, davanti alle chiese arabe o quant'altro mettiamo la camionette a tutela? Tanto non possono fare nulla. C'è anche sotto il Duomo, sì, certo, lo vediamo, e difatti non fanno nulla, stanno lì, lasciano la gente a bivaccare perché hanno ordine di lasciare la gente a bivaccare. Forse lei non è informato, ma ci sarebbe un'emergenza terrorismo della quale si parla in tutto il mondo, forse dalle vostre parti i giornali non arrivano, ma la presenza dei militari sotto il Duomo serve a quello, non serve per le persone che bivaccano. Io vi assicuro che io sono stato a Parigi perché nei primissimi terrorismo... giorni dell'anno e la situazione di militari per le strade era 10 volte quella che abbiamo qui noi, in assetto anche molto più da guerra, hanno avuto da dire. Due attentati. Però, come dire, non ho visto meno immigrati di altre volte che sono stato a Parigi o meno barboni seduti per strada, mi viene da dire. Cioè, e anzi, Parigi sappiamo che è la capitale dei clochard, forse mondiale, nel senso che, ahimè, ha questo grosso problema. Quindi è un problema che comunque si è cercato, è sempre stata la culla, della malavita, cioè ha fatto un protezionismo enorme. La Francia è la culla della malavita. Ha fatto un protezionismo enorme nell'ambito della malavita e questo. Vabbè, comunque adesso torniamo. È verificabile. Torniamo a Milano, nonostante un tema in realtà che è molto più ampio di Milano, che appunto malavita. L'avevamo appena toccato prima un attimo, l'avevamo frizzato un secondo, parlavamo di moschee. Allora lei l'aveva tirato fuori, mi dica cosa voleva dire, perché no, lei l'aveva. Volevo soltanto dire allora. Però ho paura che poi dopo mi sgrida.
Credo che lui la sgriderà sempre. È molto una cosa. So già che la sgriderà, ma dica la sua. Nel senso allora, Zacchetti è grande e grosso, mi da dire, per poter dire la sua e noi pensare la nostra e voi pensare la vostra. Quindi poi ognuno, o meglio chi sentirà da casa, deciderà dove mettere la crocetta e che nome scrivere di fianco. Mi piacerebbe anzi che non fossimo qui solo per cercare la crocetta e solo il nome, ma per cercare qualcosa di più, e che magari a questo giro, se non tutti verrete eletti, magari al prossimo giro vi riproporrete e porterete ancora le vostre istanze, ecco. Allora, io ho sentito, parlo sempre da cittadina più che da candidata al Consiglio, che il sindaco Sala, che viene proposto, ha detto che una delle prime cose che farà sarà mettere una nuova moschea, e nulla in contrario, cioè mettiamone anche 3-4. L'importante è che anche in queste moschee venga attuata una regolamentazione, nel senso che chi le frequenta intanto si conosca, sia censito, magari che si parli anche in italiano, perché no? Perché appunto mi è capitato di passare una sera in Viale Jenner. Mi sono sentita io, se vogliamo dire, extracomunitaria a Milano, andavo a fare una commissione, nulla di che, però le dico, ma così mi sento anche spesso quando prendo la linea 90-91. Dice, forse un problema di entrare nel culto di una religione che poi non possiamo, viene a dire agli ortodossi, non andiamo a dire la attenzione, poi sul culto, questi signori, appunto, ha detto che c'è un problema di terrorismo e quant'altro, non riesco a capire come mai questo culto venga, non lo so, fatto in scantinati, in cantine. Anche qui il culto si fa alla luce del giorno, dove tutti possono vedere e capire quello che si sta dicendo, e allora va bene, allora integriamocelo senza magari spegnere anche la nostra di cultura, perché poi non dimentichiamo crocifissi che sono stati fatti togliere dalla scuola, anche nella classe di mia figlia. È tornata a casa, mi ha detto, mamma, ma non siamo più cristiani? No, dico, sì Martina, non siamo più italiani. Certo che lo siamo. Dobbiamo imparare. Che lei crede che il crocifisso sia simbolo di italianità? No, quindi, nel senso, mia figlia mi ha chiesto, non siamo più cristiani, fa parte della nostra cultura essere cristiani o no? O fosse una persona sbagliata, io sono l'Italia è un paese, dal momento in cui sono nato, quindi ascolti, l'Italia è un paese laico, non ci dimentichiamo che sul è un paese laico l'Italia, secondo lei? Ecco, questa è una domanda che qui non c'entra molto con Milano, ma mi piacerebbe sapere la vostra risposta su questa. L'Italia è un paese laico, secondo lei? Secondo me sì, cioè nel senso, io credo che sia. Non si esprime. No, non si esprime, io sono cattolico. Senza, no, ok, ma l'Italia è un paese laico o no? Non credo, credo che non ci credo. Sia un Solito? L'Italia è un paese laico oppure è un paese dove l'essere un paese, diciamo, a maggioranza cattolico si fa ancora sentire? Ci dobbiamo far sentire. Ok, no, può essere un pregio, un difetto, dipende dai punti di vista. Io sono cresciuto così, pregando. Microfono. Sono cresciuto così, pregando con la nonna, avendo il crocifisso sempre lì a letto con la mia nonnina, la mia bisnonna. Cioè, perché oggi ci dobbiamo privare di questo? Anche la festa del papà nella scuola non si può fare. Neanche il semplice bigliettino, per quale motivo? No, ma credo che quelle siano no, solo no, quest'anno delle, è stato delle case in alcune scuole, l'incapacità per non urtare, di per non dirigenti scolastici che non si riescono ad aggiornare col mondo che va sono, avanti, semplicemente. Sinistra, Zacchetti, l'Italia è un paese laico, lo dovrebbe essere, lo è, non lo è? L'Italia lo è sulla carta un paese laico, nel senso che la nostra Costituzione lo prevede, nella nostra cultura è ancora molto radicata l'influenza cattolica e questo influenza anche il procedimento di alcune leggi, questo è evidente sotto gli occhi di tutti. Devo dire che però la collega, forse intimorita dal fatto che io la sgridassi, ha detto delle cose che io invece mi sento di sottolineare in maniera positiva, perché no, ma nel senso che laddove si rispetta la Costituzione, e la nostra Costituzione prevede il diritto di culto per qualunque confessione, è giusto che poi si prendano tutte le precauzioni del caso. Per esempio, anche sul discorso della lingua italiana durante la predicazione, se compatibile, come giustamente diceva lei, con il loro cerimoniale, io lo trovo una cosa corretta. Ma soprattutto il provvedimento sull'edificazione delle moschee dovrebbe anche tranquillizzare le persone che sembrano così preoccupate dalla presenza di islamici a Milano, perché è proprio il fatto di non dare i diritti, di non dare un luogo dove pregare che sia degno di questo nome, che contribuisce a ghettizzare e ad estremizzare. Paradossalmente, avendo una moschea o forse anche più moschee sparse sul territorio, un po' meno grandi ma dislocate sul territorio, è anche più semplice operare sulla sicurezza.
Questa è questione di buon senso. Va bene. Allora, noi ci dobbiamo fermare per un attimo. Chiedo chi può ancora rimanere o chi invece deve andare. Da Donna, lei so che lei doveva scappare. Solito lei deve andare. Dovete andare? No, lei può rimanere. Allora, le chiedo, la ringrazio, vi ringrazio anzi, entrambi di essere qui ospiti. E magari un'ultima parola così a chi ci guarda da casa del perché dovrebbe il Municipio 5 mettere il suo nome sulla scheda, Solito. Io sono la prima volta che faccio questa esperienza, però voglio dare il mio contributo per cercare di migliorare la zona 5. Quindi la volontà. La volontà. Da Donna? Ma io, allora è la prima volta, lo sapete, io dico alle persone, abbiamo tanti politici, avete sempre detto che siete stanchi di questi politici, spostate l'attenzione su una persona normale che vive i vostri problemi, che li porterà al comune e cercherà di farli risolvere. Va bene, grazie mille. Segati, lei può rimanere o deve andare via? Ok, allora io vi ringrazio. Vabbè, potete lasciare pure i microfoni sulla sede, potrete rimanere anche voi perché intanto lanciamo la pubblicità in questo momento di saluto globale in questo studio dove vedete alla fine ci si vuole tutti bene. Pubblicità fra pochissimo, meno di 4 minuti, siamo da voi. Grazie.